Cerco persone malate che rapiscono minori poco sorvegliati. E io mi occupo di tracciarli sul web e poi dargli la caccia nel mondo reale. Dovete prenderli quei bastardi. Non mi lasciare. Da lunedì 10 gennaio alle 21.25. Rai 1. Ciao a tutti amici e benvenuti in questa nuova puntata del 2022 di Ale Quale Show, la più grande rubrica televisiva del nostro canale YouTube. Destino buonasera, che porta a scoperta dell'intero mondo della televisione a 360 gradi. In questa nuova puntata, ragazzi, parliamo della nuova fiction di Rai 1 che è iniziata questo lunedì e che ci farà compagnia per tutti i prossimi 4 lunedì successivi, ovvero Non mi lasciare, con protagonista Vittoria Puccini. Lo sai che è tornata, vero? Questa è la vostra canzone. I legami del passato. È ancora bella. Eh sì, non mai quanto te. Gli intrecci del presente. Ma sai cosa penso? Che questa rete sia frutto della tua fantasia. Quella rete esiste. E io lo proverò. In una corsa contro il tempo. Abbiamo una task force. Così potremo dedicarci al caso 24 ore su 24. Va bene, ci sto. E troverete chi è stato. Te lo prometto. Che cos'è quindi Non mi lasciare? Non mi lasciare è un crime, appunto, di 4 puntate che è arrivato sugli schermi televisivi di Rai 1 in questo 2022 con delle grandi pretese, ovvero è sempre una fiction che parla di un tema appunto femminile, abbiamo sempre una protagonista femminile, questa volta Vittoria Puccini, che deve indagare, fa la poliziotta, il vicequestore, deve indagare su una rete di pornografia, insomma di pedofili, che cerca di adescare dei ragazzini per poi venderli sul dark web oppure fare delle altre azioni comunque sempre tutte illegali. E quindi è un tema questo qui che mai è stato trattato, devo dire la verità, da una fiction. Credo anche a livello internazionale sono poche, credo, le fiction che abbiano parlato di questo argomento, ma in Italia è assolutamente la prima volta e quindi segna, come dire, un punto di svolta per la serialità e il crime italiano. La rete ha una struttura piramidale molto ben organizzata. Al vertice c'è la mente, una persona di cultura capace di plagiare molte braccia. Senza fiato. Questa volta, se sbagli di nuovo, sarai da sola. Io non ti salvo più. Senza protezione. È il modo peggiore di condurre le indagini. Daniele, sono 7 anni che seguo questo caso, puoi fidarti di me. In nome di cosa? Cosa siamo in te? Possiamo essere qualcosa di nuovo. Possiamo lavorare insieme, fianco a fianco, su questo caso. Senza paura. Ti marco stretto, eh? Non hai bisogno. Lei è una poliziotta da Roma che sale per risolvere appunto un caso appunto di scomparsa di un ragazzino a Venezia e sale appunto nella sua città madre, appunto Venezia, dove fin da piccola viveva e aveva fin da giovane una relazione con l'altro nostro protagonista della nostra serie, Daniele, che appunto è una sua ex fiamma, che si è sposato, ha avuto 2 bambini ed è in procinto con la moglie ed avere una bambina. La moglie, tra virgolette, era anche la migliore amica di lei, ma questo è un altro dettaglio. E quindi, dopo anni di che lei è scomparsa, non si sa ancora qual è il motivo, lo scopriremo solo nel corso delle puntate, torna e dovranno, come dire, lavorare insieme in questo caso e chissà che cosa succederà. Ciao Daniele. Non sapevo stessi al CNCPO. Fra i due non è davvero finita, ovvero non sappiamo il motivo di cui sono lasciati. Allora, lui ha avuto comunque una relazione con appunto con sua moglie. Lei pure scopriamo che ha un figlio a Roma e che però si è lasciata dal marito. Scopriremo nel corso delle puntate che cosa sarà successo fra i due. Quindi abbiamo anche una specie di love story fra i due all'interno di questa serie e poi anche lo svolgimento del crime, appunto, delle indagini su quanto riguarda il bambino scomparso. Capiamo nella prima puntata che il bambino scomparso è stato adescato da una rete di pedofili con un grande capo in questa rete che adesca tutti questi ragazzini fingendosi una ragazzina di 13-14 anni che li adesca e dice troviamoci in questo punto a quest'ora e poi dopo li rapisce per o vendere appunto sul dark web oppure fare altre azioni che dobbiamo ancora capire che intenzione appunto ha nei confronti di questi ragazzini. Purtroppo il primo ragazzino lo troviamo appunto ucciso, sul fondo appunto di un canale di Venezia e devono scoprire chi è stato, insomma lo scopriremo soltanto nel corso delle puntate. Di solito non ci piace lavorare con i forestieri noi altri, ma con lei è diverso? È una storia questa qui che in 4 puntate cerca di evolversi, perché
Perché da un caso singolo, dopo troveremo tanti altri casi tutti collegati all'interno di questa rete. Quindi ogni puntata ha un, come dire, un tema, ovvero un bambino scomparso, una bambina scomparsa, ma dopo, alla fi credo che nel finale, troveremo il tutto grande, come dire, la grande soluzione a tutti questi casi che sono stati, come dire, messi uno dopo l'altro. Lo scopriremo, ragazzi, solo alla fine della quarta puntata, che è prevista per questo fine gennaio. Io credo che Gilberto sia un tuo amico. E se fosse mio amico, io lo vorrei sapere cosa gli è successo. Andiamo quindi a scoprire ancora di più il contenuto di questa serie attraverso questa videoclip. Pensa agli abissi dell'oceano. Più vai in profondità, e più trovi creature mostruose. Questo mondo che viene definito come Dark Web non sta nel web che tutti ne conosciamo, è in un altro web. È un luogo dove si può vendere di tutto. Ci puoi comprare all'asta quello che vuoi. Internet, i social, il mondo del web è un mondo che può essere anche meraviglioso perché può regalare tanti stimoli, ma... Questo fermo immagine è di un video che è stato messo in rete fra le 3:37 della notte in cui è scomparso il bambino. Vanno usati con intelligenza perché possono nascondere delle insidie molto, molto pericolose. Se non fosse stato ucciso, sarebbe stato venduto al miglior offerente. La serie tratta un argomento particolarmente attuale, che è rivolto soprattutto ai giovani. Io mi sentivo sola e volevo qualcuno che mi vedesse. Perché si parla appunto di crimini informatici e di ragazzi che vengono adescati proprio attraverso i social. Com'è possibile che non ci siano denunce quando si parla di scomparsa di minori? Perché si tratta di figli di irregolari, di ospiti di case famiglia, di figli di famiglie italiane in condizioni disagiate. Il mio personaggio è un vicequestore di polizia che indaga su una rete criminale che lei pensa sia l'unica responsabile della sparizione di tutta una serie di bambini che sono appunto le vittime di questi crimini. Cerco persone malate che rapiscono minori poco sorvegliati e io mi occupo di tracciarli sul web e poi dargli la caccia nel mondo reale. Una donna forte, molto intelligente e intuitiva anche nel suo lavoro, perché lei spesso riesce a vedere delle cose che gli altri non vedono. È una rete che opera anche nel nostro paese e che è connessa a più di un caso di scomparsa di minore. Riesce a focalizzarsi sui dettagli che saranno fondamentali per lo sviluppo delle indagini, che riesce a vedere solo lei. Perché continui a farvi credere che ci siano altri responsabili dietro questa tragedia? Perché penso che sia così. Dopo, ragazzi, aver visto anche i videoclip, appunto, di questo Non mi lasciare su Rai 1, andiamo anche a scoprire le interviste fatte proprio ai protagonisti della nostra serie, che ci raccontano ancora di più l'evoluzione dei loro personaggi. Elena Zonino, il mio personaggio, un vicequestore di polizia che indaga su una rete criminale che lei ritiene responsabile della sparizione di tanti ragazzi che vengono adescati sul web e poi venduti all'asta sempre su internet e poi spariscono. E per lei questi ragazzi sono come figli. È la sua missione, quella di ritrovarli e di portarli sani e salvi tra le braccia delle loro famiglie. L'indagine la porta a Venezia. Lei viveva a Roma, era nata a Venezia, ma era fuggita da Venezia per dei motivi che non sveliamo, perché fanno parte del mistero che c'è intorno al personaggio di Elena. E era scappata da Venezia, ma è costretta a tornarci perché scopre che la rete criminale che sta, appunto, sulla quale sta indagando ha come base operativa proprio la città di Venezia. E tornando a Venezia, indagando su questa rete, diciamo che il suo passato, che lei aveva voluto in qualche modo nascondere o dimenticare, riesplode in tutta la sua forza perché lì a Venezia ritroverà il suo primo grande amore, Daniele, interpretato da Alessandro Roia, poliziotto anche lui che l'aiuterà nelle indagini, ma significa appunto riaprire tutta una sorta di sentimenti e un'emotività che lei in qualche modo aveva cancellato perché era scappata proprio anche dal rapporto con lui. Giulia, interpretata da Sara Felbenbaum, che era la sua migliore amica di quando era ragazza, erano inseparabili, e che adesso è diventata la moglie di Daniele. Quindi c'è anche un po' un triangolo emotivo-sentimentale che complica questi legami del passato che si rifanno vivi in maniera complicata da un lato, ma che in realtà poi l'aiuteranno a risolvere tutta una serie di insicurezze e fragilità che lei si porta dietro proprio da quando era ragazzina e che sono legate anche a un fatto misterioso, un mistero che lei si tiene dentro, che nessuno degli altri personaggi conosce e che anche il pubblico scoprirà solo alla fine dell'ultima puntata. Il punto focale è che Elena parla come una donna
e chiede una fiducia lavorativa e di punto comportamentale, mentre Daniele, che è un uomo, un poliziotto, tutto d'un pezzo, con una metodologia di un certo tipo, non riesce in qualche modo a staccarsi da quel lato anche un po' infantile, no? Lui si sente ancora aperta quella ferita per cui questa sua ragazza di gioventù che l'ha lasciato improvvisamente, l'ha abbandonato, in qualche modo lui non riesce a perdonarglielo, perché non l'ha mai realmente risolto, ma ha un affetto, ha comunque una appartenenza a questa persona molto forte, e quindi questo elemento sarà sempre, appunto l'elemento della fiducia sarà visto in due punti di vista completamente diversi. Elena ragiona in un modo completamente diverso da quello di Daniele, e sarà Daniele a dover imparare a vedere le cose dal punto di vista di Elena, e anche a un certo punto a scavallare quel suo ricordo giovanile. Quindi è una relazione molto, secondo me, reale, poi, cioè molto più dettagliata, molto più specifica rispetto a come ci comportiamo, no? Come le persone si comportano. E credo che questo arricchisca un po' i personaggi, che hanno due caratteri molto distinti e specifici. Io, ragazzi, spero che questa mia puntata vi sia piaciuta, che questa fiction vi possa appassionare. Vi ricordo che l'appuntamento è ogni lunedì sera su Rai 1 per ben 4 puntate, e vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, e ci vediamo prestissimo con la prossima puntata di Ale Quale Show qua sul nostro canale YouTube del Signore. Buonasera, a presto!